può esistere un'amicizia tra un uomo e una donna? Certo. Io e sua mamma. Può esistere solo se lui ha il pisello piccolo. Lui è amico con sua mamma. Noi due con sua mamma siamo tromba amici invece. E l'uomo tradisca la donna? Ma l'uomo è giusto, ma la donna è sbagliata. L'uomo non esce calcio, ma la donna è sempre babbaloce. La famiglia donna di quelle là intelligenti. Le ragazze cosa cercano? Un tascio con i soldi o un signore raffinato squattrinato? Che non capivo, tu giù. Un tascio, io capi piccio. Ci sono donne che pensano ai soldi, ci sono donne che pensano ai tasci. La donna cerca questo, i soldi cerca. Ma minchia, sicuramente chi ruba i soldi. Non gli importa se lui è trash. Importante cazzo, scusami. La femmina la cerca, ma scusa, capi piccio. È giusto, i soldi servono. La donna come si deve campare, senza piccio. Se incosciavano povero, poi che saporito, un sushi mio. Ha ragione la donna a scegliere il tasci. Sì, ha ragione al 100%. Io perché sto pesciotto che è l'ario. Io da piccio, io sono io che ho obbiato il suo pesciotto da un po' tagliare. Sono a picchiare sto pesciotto. Lei si sente più tasci o più raffinato? Più raffinatamente tasci. Siamo in una società che all'apparire è meglio dell'essere. Il tascio piace di più di quelle che hanno i soldi sotto casa. Le persone tasce sono convinti che piacciono di più. Invece l'italiano è importante, il saper parlare, l'educazione. Tutto in una vocale. L'uomo nella donna cerca do pelo. La donna cerca a pelo. Per quale motivo un uomo che c'ha tante donne è un figo, una donna che c'ha tanti uomini è una zoccola? Ma questi sono pregiudizi. Allora, gli uomini si dividono in due gruppi. I negativi, pessimisti pensano che tutte le donne sono bottane. I positivi, questa cosa è figa anche la donna. Siccome viviamo in una società in cui c'è molto sessismo, mi sono confuso. La donna è alla pari dell'uomo, per cui è libera di fare allo stesso modo. Meglio un'amica o una tromba amica? Meglio una tromba amica, 100%. Tromba amica, da. L'era è cambiata. Nel 2018 non si discute più come negli anni 80 all'antica, come mio padre se il caso è mia madre. Al di là di me ce la fotte, hanno cappa. Penso che l'uomo è colui che sta in mezzo alla strada e cresce e gliele spiega alla moglie come va la vita. L'uomo non sa che cos'è il tatto. Chi è nato prima, l'uomo o la donna? Io non c'ero quando è nato il primo uomo e la prima donna. Prima la donna che è più complicata, più difficile, ma soprattutto più bella, perché la donna è bella. Gli uomini sono tutti porci, le donne sono tutte troie. Se ci mettiamo d'accordo scopriamo tutti, secondo me. E la mia casa è Piazza Grande.